Grande successo a Tolentino sabato scorso 5 settembre per il concerto della Musicando Jazz Orchestra che ha presentato Grande, Grande, Grande Mina. Le più belle canzoni italiane arrangiate per voci e big band in un omaggio a Mina. La parola al direttore Massimo Morganti. Abbiamo messo in piedi questo tributo alla grandissima Mina. Diversi mesi fa l'orchestra mi ha commissionato questo lavoro, quindi mi sono messo a preparare gli arrangiamenti. Abbiamo scelto i grandi classici. Amore, adesso tu ridi, il fuoco si è acceso. L'orchestra è una big band nell'organico quasi tradizionale, cioè 5 sassofoni, 4 tromboni, 4 trombe, una sezione ritmica, però ci sono delle piccole aggiunte, ci sono dei colori particolari perché c'è anche flauto, clarinetto, percussioni e anche sia piano che tastiere, quindi possiamo ottenere sonorità anche un po' più, diciamo, più coloristiche. Il presidente Daniele Massimi ha spiegato com'è nata l'associazione. La Musicando Orchestra è nata dopo il terremoto, quindi è nata 2 anni fa precisamente, proprio con lo spirito di creare una situazione musicale ampia, allargata, che possa dare spazio a molti musicisti del territorio, che oltre all'aspetto artistico ha anche secondo me un valore sul territorio, quindi sociale, perché il coraggio di un territorio, di una provincia, di Macerata, che ha voglia di riprendere, di ripartire dopo il terremoto e ancora più oggi con problemi Covid che abbiamo, quindi è testimonianza di una serie di artisti che vogliono stare insieme, crescere e suonare, quindi creare dell'arte insieme. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Dobbiamo ringraziare l'assessore proprio di Tolentino, Silvia Tatò, che ci ha stimolato, ci ha detto perché non realizzate un progetto dedicato a Mina, e abbiamo accolto, diciamo, questo invito, ci siamo messi al lavoro e grazie all'impegno di questi nostri artisti e grazie anche al fatto di avere nell'orchestra una voce eccezionale come quella di Alessandra Doria, ci permette questa sera di presentare questo progetto a cui teniamo veramente molto. Un debutto quindi per l'orchestra ideata da Stefano Conforti. Sono emozionato perché è un progetto nuovo, un progetto che abbiamo ideato da poco tempo, grazie anche all'assessore, a Silvia Tatò. L'idea di proporre un repertorio su Mina in effetti è stato il suo. Poi noi abbiamo lavorato sugli arrangiamenti con Massimo Morganti, che ha preparato, e non solo, e anche Pierfrancesco Cericcioli. Abbiamo preparato degli arrangiamenti un po', diciamo, che ricordano, rievocano quella grande serata che Mina fece con la big band della Rai alla Bussola di Viareggio nel lontano 68. Soddisfazione per l'assessorato alla cultura del comune di Tolentino.
Sono molto contenta perché è stato, diciamo, un successo di pubblico, perché abbiamo fatto il Pienone e le persone hanno apprezzato appunto questa scelta di fare una cover di Mina, ma con un'orchestra fantastica di 22 elementi e con una cantante di grande spessore. Quindi io mi auguro che anche in questo splendido luogo che è il Castello dell'Arancia, suggestivo, possa raccogliere il piacere del pubblico e anche la soddisfazione da parte di Musicando Jazz. Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te, non sono stata divertente.